Dipingo acqua. Nascosto dietro l'angolo di un muro, cerco nel cielo la nuvola più scura. Ebro di vento, cullo la paura, lasciando macchie inversi sulla tela. Questa toccante lirica apre a guisa di una chiave di violino e di una tavolozza intrisa di colori, alla musicalità dei versi e ai tanti arcobaleni dei sentimenti del cuore. Il nostro incontro di questa sera, pertanto, sarà una rassegna poetica, una rassegna curata e avvertita per rispondere alla stima e all'affettività nutrite per Roberto, componente del simposio di teatro d'arte web. Il binomio parola-pittura, espresso nella copertina dell'opera Macchie in versi, connota infatti la personalità di un poeta, del nostro poeta, Roberto Pirrello, che di questo binomio si è nutrito e si è servito proprio per far librare il suo ricco e vario mondo interiore. Roberto Pirrello, cresciuto e residente ancora a Reggio Calabria, dove ha visto i natali il 2 gennaio 1951, ha portato in sé l'evoluzione dell'anno solare, articolato non solo nelle stagioni della natura, ma anche, possiamo dire, nelle diverse tappe della vita. Completati gli studi tecnici, ha incontrato presso l'Accademia d'Arte un vero maestro di arte figurative che lo ha approcciato alla tecnica della pittura e gli ha offerto la giusta occasione per cogliere l'importanza di ogni forma espressiva. Roberto, tuttavia, sostenuto anche dalla lettura e dalla ricerca, possiamo dire pure virtuale, di opere poetiche, ha privilegiato la composizione in versi, che ha riconosciuto più rispondente alle esigenze del suo pensiero, ma anche all'innato senso dell'arte. Uomo dalla vita molto dinamica, ha messo la sua esperienza politica al servizio di commissioni sportive circoscrizionali e l'esperienza culturale a disposizione e a sostegno, quale vicepresidente dell'associazione Club Ausonia, collaborando attivamente alla rivista scientifico-culturale e sociale dal titolo Helios Magazine. Finalista all'Istituto Belli di Roma, ha meritato una menzione speciale, ma anche il secondo premio di poesia in lingua al concorso letterario Siculo Laziale. È doveroso quindi ricordare anche il premio che ha vinto a Tuoro, in provincia di Avellino, per la poesia in vernacolo, ma anche le due menzioni d'onore, sia per la poesia in lingua nel memoriale di Ernesto Covino, sia per il certame, sempre in lingua, organizzato dal FARO, Centro Culturale di Roma. Anche nel concorso Alda Merini di Catanzaro, Roberto si è distinto per la sua peculiarità, entrando, possiamo dire, a pieno titolo quale finalista. Quindi, amici, non mi resta altro ora che invitarvi a gustare le poesie offerte dalla viva voce di ognuno di voi, a cominciare dalla voce di Francesco Paolo, nella composizione Regina della Notte. Regina della notte, profuma di te il cedro verde-giallo cresciuto tra gli agrumi della piana. Parla con i chicchi neri degli ulivi raccolti con le fruste dei negrieri. Tu hai la bocca rosa del balcone baciata dalla brezza del regino.
quando la sera scende sullo stretto, la dolce culla ti accompagna al letto. Onde di luna, di moto delle valli, che formano tra i sini i colli brulli. Dammi la mano e stammi qui vicino, guardami il viso e parlami più piano. Fammi sentire il dorso e la carezza di schiuma bianca che s'addormenta al petto finché la notte non ponga fine all'ora prima dell'alba, sorella dell'aurora. Prima di passare la parola a Roberto, ho il piacere di leggervi alcuni stralci dalla prefazione all'opera Macchie in versi, offerta, scritta dal critico letterario Daniela Perigone. Scrive Daniela, nell'opera Macchie in versi, nasce con la veemenza di un fiume lirico la poesia di Roberto Pirrello. Un fluire di versi ardenti come braci, capace di asservire lo sguardo e i sensi alla sua malia. Perché leggere le poesie raccolte da Pirrello nel suo libro di esordio, Macchie in versi, è un'esperienza che scardina gli schemi dell'abitudine, la quiete della lettura riflessiva. Nel momento in cui ogni senso è coinvolto in uno scambio sinestesico dalla piena delle sue parole, una piena, si badi bene, tenacemente imbrigliata dalla lucida e nel contempo ludica volontà del poeta. Perciò l'impressione prevalente che suscita la poesia di Pirrello nella molteplicità delle forme che assume, sia quando il verso è asciutto ed essenziale, sia quando si mostra ridondante e quasi prosastico, è quella di una musica a colori, di un caleidoscopio di sensazioni, in cui avvertiamo che il senso del ritmo è ciò che ha guidato e determinato il disporsi e il fluire delle sillabe sulla pagina. Come un Ulisse redivivo, il poeta anela la prigionia del canto e vi si abbandona. Sirene cantano, incantano il navigatore che va di penna a narrare il suo amore. Alla diversa misura dei versi o dei singoli componimenti, alla varietà di stili e di linguaggi incontrate nel corso, corrisponde l'eterogeneità delle occasioni e dei motivi che inducono la scrittura, i quali spaziano negli ambiti della riflessione su quelli che sono i temi universali della condizione umana, dall'ineludibile presenza del dolore all'inesorabilità dello scorrere del tempo, dall'indignazione di fronte alle ingiustizie, alle alterne vicende dell'amore e delle sue pulsazioni, dalla contemplazione della natura e dei suoi elementi, all'amaro quanto profondo legame con la propria terra, radice testimoniata peraltro da una serie di poesie composte in vernacolo. Su tale varietà di temi e intonazione agisce da punto di unione l'originalità dello sguardo di Pirrello, quel suo temperamento da equilibrista di avventure fuori porta, come si autodefinisce in una delle liriche più riuscite, nel quale convivono i sentimenti solo in apparenza contrastanti di entusiasmo e malinconia, e non ultimo, quel gusto ironico che in più di un'occasione si può cogliere nella raccolta, così come in questi versi, che forse meglio di altri ne descrivono la qualità umana. Ecco, mi sento un pescatore di stelle all'imbrunire. Amo senza esca. Non voglio far morire.
È qualcosa di molto interessante, di un grande spessore questa critica, per cui era giusto che se ne desse conoscenza a tutti quanti noi. Adesso sarà Roberto a parlare di quella che è la motivazione di fondo della sua poesia, quindi che cosa in effetti ci ha offerto con questa sua meditazione e il passaggio, la trasformazione della meditazione in puri versi. A te, Roberto. Buonasera a tutti e grazie per questa serata che mi avete dedicato e che volete esplicare con le mie poesie. Roberto Pirrello. Roberto Pirrello nasce come artista pittorico più che come poeta e nasce per caso, come diceva prima Carmela, dall'incontro di un grandissimo maestro, secondo il mio parere, della pittura temporanea regina. Peccato che questo grande pittore sia scomparso in età prematura e le sue opere non si siano potute gustare veramente come era giusto che si dovesse regalare all'arte regina. Per caso, perché questo incontro, cioè, è stato un incontro fortuito quando ero militare. E vedendo queste opere di questo grande maestro, io rimasi incantato. Mi chiesi come si poteva essere così bravi, come si poteva essere così capaci di mettere su tela le opere immediate, perché noi, o io meglio, guardavo le opere dei grandi pittori classici, però erano tele che non avevo visto mai dipingere, mentre vedere dipingere in quel momento era per me una cosa straordinaria, è come se partorisse un bambino da una tela. Per cui questo fatto mi colpì moltissimo. E allora mi disse, guarda Roberto, prendi un cartoncino e fai un disegno, fai quello che vuoi. Presi una matita e feci una famigliola sotto l'ombrello. Dopo mi diede dei colori in acquerello e dice adesso dipingilo, metti su dei colori. Io eseguì ciò che lui mi consigliava, mi ordinava quasi. Appena finì, lui mi pose il cartoncino e disse: ecco Roberto, questa è la tua opera d'arte, il tuo capolavoro. Io lo guardai e pensai che lui mi prendesse in giro. Invece capii ciò che voleva dirmi dopo, successivamente, perché lui voleva dire: in ciascuno di noi c'è sempre qualcosa di straordinario. Se noi veramente vogliamo farlo uscire fuori, dobbiamo lavorarci su e dedicarci a ciò che amiamo. Io non mi innamorai subito di quell'arte pittorica, ma dopo 2 o 3 anni iniziai a dipingere. E il primo quadro che dipinsi fu una copia di De Vlaeminck che si chiama Capanne. Lo dipinsi in 4 ore con le mani, con le dita, con la coda del pennello e uscì forse il quadro più bello che io, forse per l'affetto, forse perché in effetti il quadro è più bello. E questo fatto mi fece capire che potevo anch'io fare qualcosa. E poi iniziai a dipingere fino all'84, anno in cui smisi. Smisi perché non riuscivo più a lavorare di notte, perché io lavoravo e soltanto di notte dipingevo, per essere più tranquillo, per essere più sereno, concentrato. Però tra il lavoro e la stanchezza non riuscivo più a. E poi parliamoci chiaro. Non riuscivo più a creare ciò che volevo e allora dovevo per forza o passare al professionismo e impegnarmi totalmente alla pittura oppure lasciare stare. Scelsi la strada più facile, però successivamente incominciai a scrivere. Cominciai a scrivere pure qua, nei primi tempi, leggendo su internet, sui vari siti, sui vari blog. Poetici leggendo tanto. Poi iniziai a scrivere qualcosa, anche perché è un retaggio poetico da bambino, da ragazzino, come tanti io ce l'avevo. Scoprì pure dentro un cassetto un mazzo di carte, di appunti, di poesiole e cominciai di nuovo a leggere, cominciai di nuovo a rivedere quel piccolo poeta che poteva dare qualcosa anche in seguito. Il libro, perché il libro? Il libro nasce da tanti stimoli, soprattutto da amici, da parenti e da un piccolo anche aspetto narcisistico che abbiamo di noi, di vederci gratificati anni di lavoro
confrontarci con la società, con i critici, con le persone che ci vogliono bene, anche con quelli che ci criticano polemicamente. E allora, qualche anno fa, iniziai su questo progetto e finalmente si è realizzato quest'anno. Quest'anno si è realizzato con una casa editrice, in cui è tornata la mia stima, la mia fiducia. La copertina del libro. La copertina del libro è una copertina di un quadro mio che si chiama Colazione sulla spiaggia. È un quadro impressionista, di ispirazione impressionista, a cui ho dedicato poco tempo a farlo. Quattro colpi di colori che ho ripreso qualche anno fa, perché erano dei colori più o meno sbiaditi sul verde del nastro. E qualche anno fa, invece, andando in pensione, volevo ritornare a dipingere. Allora, la prima cosa che feci, ripreso tutte quelle tele vecchie che c'erano in casa, quelle che mi sembrano forse un pochino sbiadite, per dargli la vernice, insomma, riqualificarli. Ecco. E questo invece, più per riqualificarlo, lo rifeci quasi tutto. Cioè, ho dato di nuovo tutti quei colori rossi, bianchi, e quindi queste macchie proprio su questa tela, mi hanno ispirato anche il titolo del libro. Il libro perché macchie? Perché le macchie sono quelle che hai dentro, sono quelle parole che ti escono quasi quasi gettando della vernice sulla tela, così col pennello butti della vernice. E qua invece io, quando scrivo, non faccio altro che gettare parole sul computer, sulla penna, sulla carta, su tutto ciò che mi capita. E quando queste macchie le leggo, se mi piacciono, e allora le lascio così come sono. Le lascio così come sono perché credo che la poesia sia quella. Potrei aggiustare il verbo magari che scrivendo uno sbaglia, o qualche parola che non ti piace, però generalmente dopo che finisco una, chiamiamola poesia, la lascio così com'è. Questo forse è un rimprovero che mi faccio e che gli altri mi fanno. Però se io non fossi così immediato, così spontaneo, credo che non riuscirei ad essere un altro personaggio, un'altra persona. Nonostante la critica, io ho sempre lasciato le mie poesie così come vengono, spontaneamente, cambiando soltanto qualche cosa subito, ma nel tempo è difficile che io vada a variare. Il mio libro è un libro che ha varie tematiche, che spaziano dall'amore alla natura, al vernacolo e al sociale. Questo perché volevo racchiudere in un libro tanti spazi che rappresentassero ciò che in questo percorso di 10 anni circa in cui scrivo, veramente mi colgono ogni aspetto del mio sentire, della mia osservazione, e poiché nascono la maggior parte delle poesie dalle mie osservazioni, oltre che dai sentimenti, oltre che dalla passione. E, tutto qua. Non so cos'altro dire per definirmi. Io sono una persona molto solare, molto, diciamo, allegra, ironica, ironizzo su me stesso, sugli altri, con gli altri ci scherzo, perché mi piace che sia, nella serietà delle cose, mi piace che ci sia anche quello stimolo simpatico del gioco, altrimenti rischierei di chiudermi se vedessi che la mia società che sta intorno è troppo seria. E allora preferisco, quando vedo le cose troppo serie, mi chiudo, non so perché. Adesso darei la parola a Carlo, che leggerà questa poesia che rappresenta un pochettino veramente come sono nato e chi sono. E quel librista d'avventura fuori porta. A te, Carlo. Equilibrista d'avventure fuori porta. Dipingo le mie tele con le dita, tratto i pennelli, intingo di colori. L'opera mia è un caso fuori testa. Trasformo così in stupida ironia, saccenze labiali di sconforti il verso. E m'equilibrio a piedi nudi, scivolando questo egocentro in baratro, dove nessuno può porgermi la mano. Mentre con l'asta tocco il cielo
e il vuoto, lasciando agli occhi chiusi il sogno. Quello che appena sfugge sembra polvere, come la terra avara fatta di tufo sbriciolato. Non è campana bronzea questo volto, solo avventura priva di cementi, e quando il tocco della sera arriva, ecco malinconia che mi cattura. Cattura e muore in me chi ero prima, come se il sonno e poi la notte faccia da gabbia al cuore, come se terra ceda sotto il peso di questa calamita in gravità e l'onda di sconforto si fa piena. Ecco, grazie Carlo. Questa è una poesia, come vedete, che rappresenta un po' le situazioni di solitudine, di malinconia e l'osservazione del cielo, dalla natura, di questo vuoto che sta intorno a noi. Noi camminiamo così nel vuoto, aggrappandoci a un'asta, cercando di tenere in questa società che ci sconforta a volte. Continuiamo con un'altra poesia, la facciamo leggere a Raffaele. Grazie, Campani. Sembrano fanali rumorosi delle chiese, i bronzi scuri delle campane tonde, e i fianchi a onda ampia, vergognosi, sono in attesa che le tocchi un fiore col dondolio di lunghi uni appesi. Si fanno accarezzare le mani sperte, accendono del prete la passione. Va benissimo, grazie Raffaele. Questa poesia è invece un po' spiritosa, un po' accattivante, quello che succede fra sacrestia e sagrato. Ma volevo adesso far leggere la presentazione della professoressa Paola Bianchi, poetessa nonché amica, che ha voluto onorarmi di una sua critica. A te, Dina. Ho conosciuto anni fa Roberto Pirrello ad un incontro di poeti del sito Descrivendo, descrivendo.com, ed è nata un'amicizia che si è consolidata nel tempo. In lui ho trovato un personaggio assolutamente singolare, estremamente interessante da seguire. Roberto ha l'aspetto di un placido signore in pensione, nonno affettuosamente geniale che conduce una vita tranquilla e piuttosto riservata. Perché nonno geniale? Perché non usa fiabe tradizionali per intrattenere i suoi nipotini, ma creando vari personaggi, protagonisti di una miriade di avventure che ricalcano il quotidiano dei suoi nipoti, ha permesso loro di riconoscersi in queste storie e divertirsi sentendosi protagonisti. La fantasia, grande motore di Roberto, e un uso del tutto soggettivo del lessico, ne fanno un poeta del tutto particolare. Racconta cose affascinanti, parla al cuore usando dei nonsense che invece hanno un senso profondo che si manifesta a chi lo legge con attenzione. E farti vedere i miei occhi, sorridere schiusi, perché non riescono a vedere in quella nebbia che scende tra me e il silenzio, da guardami così come sono. È un solitario, Roberto, che ama la solitudine, perché in essa trova il giusto spazio per pensare. C'è da dire che Roberto, vero artista nell'accezione più vasta del termine, scrive sempre e solo per passione. La poesia è la sua splendida amante, a lei regala le più belle parole che il suo cuore riesce a comporre, come in Pescatore di stelle. Ecco, mi sento un pescatore di cose belle, un pescatore di stelle all'invenire. Amo, senza esca, non voglio far morire. Per concludere, devo dire che si resta affascinati a leggere le poesie di Roberto Pirrello. Ringrazio Dina per la sua lettura e ringrazio la poetessa Paola Bianchi che mi ha regalato questa critica abbastanza confortante. Ma torniamo un attimo alla poesia.
La poesia la leggerà Rita ed è un omaggio per la morte di Pasolini. Si chiama Ragazzi di vita ed è una composizione tratta dai vari titoli del grande scrittore Pasolini. Vai, Rita. Ragazzi di vita, ho trovato tra le pagine sporche di un libro, tra polemiche e denunce, le ceneri di Gramsci. Sembrava il frutto di un poema, sua morte, era tua, nel fiume di mille e una notte. Mamma Roma ti portò via. Moristi come un accattone per una ricotta, in un porcile di strada. La meglio gioventù bruciò, la rabbia e la politica assassina si posero come uccellacci, tra te e la morte in comizi d'amore. Che cosa sono le nuvole? Mi chiedo spesso. Sequenze di fiori di carta che volano come poesia in quella vita violenta che ti portò via, tra le mura di una Roma puttana. Grazie Rita. Avete sentito, questa è una poesia amara, perché la morte di Pasolini è stata una morte tragica e forse si è dimenticato troppo facilmente questo grandissimo poeta. Adesso continuiamo con Malia Pia, invece diamo un tocco un po' di passione, con Flutto d'amore. Flutto d'amore. Se avessi l'uva dolce come te, farei un succo nettare d'amore, grappoli di baci e braccia di vitigno, racimoli e ramoscelli. Ti terrei sì stretta che raspro e uva sarebbe sangue e mosto, un flutto di divino amore fra i più belli. Grazie Maria Pia. Questa, come avete sentito, è la passione che è metafora del succo nettare d'amore del vino. Scende come un bicchiere di vino buono questa poesia, quando si sa leggere. Adesso sentiremo di nuovo Ada che ci racconterà nel silenzio il dolore di un bottone. Nel silenzio il dolore di un bottone. In un bottone scorgo quattro fori, ma un ago punta croce lo fa fuori. Si insinua dolcemente nel ditale quel dito medio pronto per cucire. E uno, due, tre. I quattro fori sono chiusi con del filo d'ospedale, quasi a voler zippare la mia bocca. Asola aperta, tramento, naso e gola. Muta parola spinge la mia mano a prendere la penna e dire: piano, non ci facciamo del male nella vita, che il lago punge spesso queste dita. Andiamo avanti. Anna Buccoleri, allora leggerà Acqua Amara. Acqua amara. È ovattato il cielo di pioggia. Sopra un cuscino sciolgono le ore. Assorbe il pianto alle nuvole ambrate il sottile pandispagna di fogliame, che poi rilascia piano il suo rancore. E io mi sento acqua quasi amara, che lentamente muore dentro un fiume. Grazie Anna Buccoleri. Acqua amara. Questa acqua amara è qualcosa che ti scende dentro, che ti rimane dentro, che non riesci a dire, che non riesci a comunicare. Per cui quando incomincia a fluire,
parlare, a comunicare, senti questo mare che si scioglie e va via in un mare attraverso il fiume. Adesso Carlo ci leggerà invece una presentazione scritta da Stefano Cona, che è l'amministratore del sito di descrivendo.com, col quale io ho iniziato a scrivere e che negli anni abbiamo creato un rapporto di amicizia, nonché un gruppo veramente notevole di poeti, di scrittori letterari. Carlo, grazie, inizia. Il libro Macchie in versi del poeta Roberto Pirrello è un interessante percorso poetico di sperimentazione che progressivamente lo ha portato ad essere considerato tra i migliori poeti presenti nei siti letterari, più dei qualificati blog o social network, a partire dai primi anni del 2000. Il suo successo è ascrivibile alla poliedricità di stile e linguaggio che lo pone in grado di passare con disinvoltura e con la stessa efficacia di risultati dal linguaggio colto a quello quotidiano, attraverso stili più diversi, da quello lirico a quello prosastico, con cui esprime i propri messaggi poetici, sempre rifiutando sofisticate aggressività lessicali, che pur tanto care a certa poetica postmoderna o d'avanguardia, quasi sempre impediscono, o quantomeno rendono labile, il sottile equilibrio tra il sentire e la parola anima e verbo. Il libro è suddiviso in cinque capitoli ideali, che rappresentano i nuclei tematici del messaggio poetico dell'autore: l'introspezione, l'amore, la natura, il sociale e una parte dialettale. In più troverete l'omaggio che il poeta ha voluto rendere alle proprie radici culturali, inserendo una breve raccolta di versi in vernacolo. Alcune opere sono ispirate dalla propria terra o fanno della propria terra motivo di figure poetiche per i vari nuclei tematici. Per esempio, A memoria d'uomo, dove ripercorre sentieri dell'infanzia e illumina la coscienza del lettore con una chiusa di grande impatto emozionale. O ancora, Miscellanea di frutti e amore, ove opera una personificazione della natura come fosse donna amata. E poi, in maniera immediata, quando tratta della natura che apporta quiete e rasserena, estate al tramonto, oppure devasta selvaggiamente, come in Maledetta natura e Uragano, dove però, pur nella violenza degli elementi, la natura mantiene la propria innocenza rispetto all'incuria degli uomini e dalla loro incommensurabile avidità, che sacrifica la carne della terra per lasciare le proprie impronte. E degli elementi naturali il poeta fa anche motivo di identificazione per una raffinata introspezione destinata ad evidenziare la propria condizione di fragilità d'uomo e di solitudine esistenziale. Acqua amara come solitudine alla notte del 78. In quanto all'amore, l'autore affronta il tema in ogni suo aspetto, da quello primario per eccellenza, il materno, che opera con riferimenti di sacralità sia religiosa che terrena, esempio immediato la bellissima lirica Madonna con bambino e quella immediatamente seguente Mamme, sacralità che torna immediatamente, questa volta esplicitamente in forma dichiarativa nel verso centrale in Ti condurrò per mano. Non a caso sono queste le poesie che veicolano per prime il messaggio d'amore, perché tutto ciò che segue in tema d'amore, lo scherzo, il gioco, la passione, il romanticismo, la sensualità, non può prescindere dalla vera essenza che il poeta attribuisce nel suo intimo all'amore. Alterna lirismo a stile colloquiale, profondità e leggerezza, climax lenti e pacati ad irruenza crescente e liberatoria. Insomma, una vera giostra poetica che raggiunge, sollecitandolo, ciascuno dei cinque sensi del lettore. Il volume si conclude con 8 poesie dedicate al sociale, tema molto sentito dall'autore e quindi irrinunciabile per lui in questa collana dell'anima e dei colori. Dicevo, sono 8 poesie che tratteggiano con sofferenza la disparità e le ingiustizie sociali, la
la perdita delle conquiste effettuate nella seconda parte del Novecento, le difficoltà quotidiane, le rinunce e i sacrifici, i fallimenti imposti e il dramma dei suicidi per disperazione. Senza enfasi, senza figure retoriche, senza canoni costrittivi, perché la poesia è già insita nell'oggetto dei versi. Eppure, alla lettura, è poesia, e tra le più nobili che un poeta possa esprimere in tema. Desidero solo aggiungere una mia personalissima osservazione al titolo, che considero un vero ossimoro, dove le macchie, per me, sono luce. Almeno queste di Roberto Pirrello. Grazie Carlo. A me queste critiche mi fanno venire i brividi, perché non so se queste persone che mi hanno gratificato con queste parole lo fanno per affetto, perché pensano che effettivamente in questo libro trovano ciò che hanno descritto. E comunque, torniamo un po' alla poesia, ringraziando Stefano Cona e Carlo per aver letto le sue parole. Adesso leggerà A memoria d'uomo, Rita. A memoria d'uomo, e mi ricordo i canti della valle, rincorrendo i galli e le galline. Sfociavo in incantevoli radure, dove la macchia partoriva il verde e il giallo si incantava di ginestre. Quasi un sentiero scorreva, in parallelo i blu dell'acqua. Lì scorrazzavo i piedi nella vasca, fatta di gebbie, tutte equidistanti. E il sapore sebo d'animale sostituiva il cero di candele sopra la roba fatta di cotoni. Andavo oltre il cielo cerino, seduto incatenato sulle code agli aquiloni spinti per volare, che invece ricadevano sui sassi e il pianto superava i tuoi sorrisi. Negli occhi grandi, spersi grandi occhi, volevo mani per accordare mani, ma tutti i girotondi vagheggiati si persero nei mondi virtuali. Quell'infinito mondo d'irreale ci fece ritornare sulla terra. Anche una barca andava senza vele, andava sola, incontro ai suoi destini, immaginario mondo di bambini, che si vestiva ormai di lupi neri. Grazie Rita. Come avete capito, questa poesia nasce dai ricordi di quelle valli, di quelle gebbie, di quelle vasche, di quei giochi che si facevano da ragazzi e che poi invece all'improvviso ti accorgi che siamo cresciuti e che la società è cambiata. Intorno ai nostri figli ci sono dei lupi neri a cui bisogna stare molto attenti. E adesso leggiamo la poesia Pescatori di stelle, che la declamerà Dina. Pescatore di stelle, dicono che sia. Le guardo appena l'imbrunire, schiudere porte al nero inchiostro, tenendo là nascosto, e il suo pennino, e all'amo di un refolo un sospiro d'esca, tende alla terra brina. Ecco, una stella brilla al suo passaggio e tace, catturata. Muta s'aggrappa al filo e scende come un angelo dal cielo, sopra una culla preda dell'amore. Ecco, mi sento un pescatore di cose belle, un pescatore di stelle all'imbrunire. Amo, senza esca, non voglio far morire. Grazie Dina. Amo senza esca, non voglio far morire. Questo credo che significhi
significato molto, molto felice di questa poesia. Cioè, questo amo non è quel gancio assassino, ma è proprio amore, amore che non vuole far morire, non è qualcosa. Queste stelle catturate sono soltanto la gioia di vedere in cielo e riportarle giù sulla terra e far aprire il cuore e gli occhi alla delizia della natura. Adesso passiamo ad una poesia quasi sacrale, che riassume l'osmosi tra la donna e il suo bambino. Madonna col bambino, la legge Elisa. Madonna col bambino. Lo stringe a sé, Madonna col bambino. Identico lo sguardo della mamma al figlio stretto forte, forte nel suo seno e scivola, carezza, gote a gote, quasi sfiorarsi da un immenso amore. Eppure carne e carne sono. Si sente un battito che implode e dentro il petto scuote come suono. L'anima vibra, sorride la Madonna, cede al richiamo e il pianto si fa suo. Grazie Elisa. Il pianto si fa suo perché è un rapporto d'amore che si crea tra la madre e il suo figlio, è un rapporto d'amore che si crea tra la Madonna e il suo Gesù bambino. Questo è un parallelismo che ho voluto inserire in questa poesia, che a tratti può sembrare carnale, a tratti può sembrare sacrale. Ma passiamo un po' da queste profondità di poesie sacrali, passiamo all'istrionico Giorgio, che farà sua sicuramente questa poesia. Se fossi attore. Se fossi attore, avrei la poliedria dei molti visi, in ogni spigolo faccia di carne, in ogni carne dubbia la maschera. Sarei allegro compagno di viaggio e il comico saputo che spilla barzellette. Sarei un istrione pronto a ribaltare amori e sentimenti. Nei documenti, timbro universale d'uomo poliglotta. Se fossi attore, per ore e ore racconterei le storie vissute dalla gente. Confonderei la vita mia con una quasi mia. Umani esseri che zitti nel dolore esprimono il biancore del silenzio. Oh, allegri casinisti un po' esaltati che vanno oltre il limite per ore. Se fossi attore, avrei quelle parole scritte in copione vergato d'artefatte sceneggiate. Andrei per altre vie narrando viandante naufrago in alto mare. Se fossi attore, sarei la protesta, un film girato tra la gente, in strada. Non sono nato per stare alla finestra. Un Don Chisciotte in abiti moderni che scrive i suoi diari sui quaderni. E poi li brucia al rogo di una quercia, impasto ai più feroci dei commenti. Se fossi attore, un solo atto reciterei, l'amore, offerto con amore a voi presenti. Perfetto, sapevo che questa poesia era calata per te, Giorgio. In effetti Grazie, molto bella. sei stato grande. Grazie. Adesso invece Maria Pia ci leggerà questa poesia che per me è stata molto sofferta e realmente vissuta. Un naufragio nel 78, nella notte del 78. E allora, Maria Pia, alla notte del 78. Naufrago. Giunse a me notte distinta e quieta, d'obesa luna e stelle scintillanti. Vagheggiano dei sentieri fratte nemiche, cullate d'universi paralleli e informi.
vanno i pensieri dell'eterno antico, sfuggendo al tempo le malinconie, e vago e torno, e volo e non ritorno, in questo solingo e folle mareggiare, guscio di noce, percosso tra le onde, so del ruggire di torme e di paure, strucce il silenzio sebbene amico sia, porta socchiusa, batte, e mai risponde, finché ritorna in sé l'anima mia. Bravissima Maria Pia. Questa poesia nasce da un luglio del 78 in cui io e mio fratello e mio cognato stettimo circa 12 ore in acqua tra onde indefinibili. Oggi potrebbe sembrare che io esageri dicendo che siamo nati e rivissuti quella notte. E forse da quella notte è cambiata la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di vivere. Comunque andiamo avanti e andiamo a cercare che cosa? Andiamo a cercare il morto di un precario. Questa è una poesia sociale a cui tengo moltissimo, perché rappresenta, io la scrissi circa 3-4 anni fa questa poesia, ma rappresenta una situazione sempre attuale. Spero soltanto che finisca molto presto, altrimenti veramente l'Italia sarà un paese di disperati. Morte di un precario. Viaggio sempre su una mela bacata. Mi invento ogni giorno un nuovo cielo per vivere e sbarcare fino a sera. Godere il privilegio di una casa. Sperare di comprendere la spesa con un salario fatto di ritagli. E vado in chiesa a pregare i santi. Il mio lavoro è quello stagionale, mi pago una cassetta, percentuale che pesa quanto gocce di sudore. Trascorro ore con la schiena curva. Super filiera, taglio e ricucio rate, saldo in pacchetto copie di cinese, senza pretese di avere un aumento. Eppure a fine mese guardo la busta paga. E il mio tormento è sempre lì, in agguato, con un padrone sempre più padrone, che cura gli interessi dell'azienda. Poi mi ritrovo in strada, licenziato. Una famiglia, un'auto solitaria, un'auto utilitaria, tanti progetti di quella casa mutuo adesso dalle banche ipotecarie. Una famiglia che poi finisce in aria e il sogno speso di un futuro insieme. Invece mi ritrovo giù di corda, con una fune che ormai trattiene il corpo, sospeso come gli anni di un precario, e in pochi sanno come sono morto. Chiedo scusa per la tragicità di questa poesia, però è una poesia che si sente troppo in questi giorni. Le televisioni sparano di suicidi, di gente che non lavora più e di gente che è disperata. Va bene, adesso ascolteremo Giusi con I simulacri del dolore, per continuare su questa striscia di dolore. I simulacri del dolore. Beh, un sottofondo di musiche e lamenti. Se chiudo gli occhi e ascolto il mondo fuori, vedo le danze che la gente imprime a quella storia fatta di memoria. Da nord a sud, dagli Alisei al tramonto, ascolto, ascolto e osservo i loro visi. Sono scavati, incisi dal dolore. Pochi sorrisi che lasciano i disegni e il mondo gira e non si ferma più. Vedo negli angoli che incrocia i meridiani guerre e dolori prodotti dalle mani, lavate e poi asciugate da pagine di sangue.
da Bibbie, da Corani, Vangeli e oggetti sacri, umani sacrifici e simulacri in grazia del potere. Bravissima Giussi, grazie. Adesso finita questa sezione, andiamo nella sezione dialetti. Ho voluto onorare la mia terra con il vernacolo, il dialetto, e mi sono dilettato a scrivere qualcosa sia sulla natura, sia su qualche altra poesiola allegra. Ma iniziamo con Ada, che leggerà Ed infinito. Ed infinito. Quando la mattina apre la finestrella, una luce calda mi schiarisce. È un sole che bacia i casi e i figli di questa terra. E sento l'aria che profuma il mondo, profuma i ciuri di campagna intorno, profuma i robbi freschi stesi in dei barconi, profuma i femmine che sanno di sapone. E l'occhi che azzurro il suo cielo. Poi vado da lontano, sopra i monti, e più di sentimenti in da collina, a mezzo boschi e a mezzo all'acqua fresca, che rende una natura più vicina. E poi mi giro a mare per guardare, ed infinito io mi inco o cuore. Ecco, questa rappresenta l'immagine che la mattina quando apro la finestra da nord, dalla montagna al mare, mi ritrovo. E cioè guardo le case, il bacio del sole, le montagne, le colline, l'odore dei panni stesi, le campagne intorno che profumano dei fiori. E questi mi riempio gli occhi di azzurro del suo cielo. E poi guardo sopra i monti, poi guardo tra i boschi, poi guardo, ascolto il rumore dell'acqua fresca che rendono la natura a noi più vicina. E poi, infine, mi guardo intorno e vedo che cosa? Questo infinito mare dello stretto e questo infinito mondo con cui io mi riempio il cuore. Questo è il senso della poesia. In conclusione, ci sono due poesie, una che è simpatica, e un'altra che è dedicata a mia moglie. Questa poesia, la prima, che si intitola I debiti, nasce nel momento in cui acquistai casa. Ero in effetti in un periodo molto, molto critico della mia vita economica. Però sa, essendo io un ottimista, decisi questo. I debiti. Sogno bampati debiti. Ma io che mando frutto? C'è da risorti, o bello, o bascio, o lungo o brutto. Se penso ai pensieri a chi di canna vivi, in cile verde me in ci vanno i pomperi. E allora sai che faccio? Allora mando frutto. Io non ci voglio soldi, né ho bello e manco brutto. E ho lungo oppure un bascio? A chisti, amico bello, io manco i canuscio. È finita così. Questa poesia significa che tanta gente volevano soldi da me e io dovevo dare a destra, a manca. Ho fatto finta di non onorare i debiti, invece fortunatamente li ho potuti onorare degnamente. E in conclusione leggerò questa poesia dedicata a mia moglie. Una poesia che potrebbe essere dedicata a tutte le mamme del mondo, a cui dobbiamo essere grati e molto, come si dice, cosa potrei definire per le mamme del mondo. Grazie, mamme del mondo. Anna, ti voglio bene, per gli occhi tuoi sinceri, ti tocca capire d'oro, perché noi siamo insieme, quando si stravagliata, se stiri, se lavi o quando si sdraiata. Ti voglio bene perché sei bella, quando mi parli o quando mi accarezzi, quando parli d'amori o di servizi.
quell'occhio di figlioli quando li sghiri o quando li consoli. Se bella, se t'amori casa a casa, stanca, affannata, ferma o affarata. E se più bella sia, all'ultima preghiera, si stiglia per contorno, te fanna serenata. E penso tutto l'ore, minuto per minuto, a chi tu comarasti da tutta la giornata. Con questa poesia abbiamo concluso le letture di questa presentazione del mio libro. Voglio ringraziare amici e compagni del gruppo che mi hanno onorato della loro lettura e del loro ascolto. Ringraziare Carmela che mi ha stimolato, Francesco che sta registrando e tutti coloro che si sono interessati affinché io ricevessi questo regalo. Grazie a tutti e buona serata. Roberto, siamo noi che dobbiamo ringraziare te perché questa sera ci hai offerto veramente delle bellissime emozioni e ti posso assicurare che non ne dubitavamo per niente. Te lo abbiamo voluto dimostrare proprio come un momento del nostro affetto, perché quello che è importante nelle tue poesie è che avviene un incontro fondamentale, cioè avviene l'incontro con la realtà che da te è stata cantata, che continui e continuerai a cantare, perché è una realtà che si accoglie nello sguardo, no? Da cui ci si lascia colpire. Ci si lascia colpire per la sua peculiarità e perché è come se si prendesse posizione in essa, proprio con la nostra azione stessa, con la nostra attività. È un'esperienza di una fondamentale, secondo me, incommensurabilità, in quanto tu in essa fai presente il tutto, anche l'intero, e l'essenziale proprio. E quel puro essere qui, ora, in questa esistenza, con la sua ovvietà, e si apre una profondità enorme, una profondità che viene da lontano. Però, ecco, quello che ci sembrava ovvio diventa nuovo e ci colma di stupore. Per cui noi veramente ti siamo grati per averci dettato dentro questi momenti particolari, averci dato queste sensazioni. Te ne siamo veramente grati. Siamo grati a te, ma anche ai lettori, perché la voce di ognuno di loro ha dato un contributo fortissimo al messaggio che tu hai voluto offrire. Vi ringrazio a nome del teatro, di Teatro Web, vi ringrazio tutti, vi bacerei uno a uno, ringrazio Francesco, sempre tanto amorevole e tanto paziente. Se qualcuno dei presenti vuole dire qualcosa, vuole intervenire, noi siamo qui ad ascoltare. Vuole fare qualche domanda? Io devo dire che sei stato bravissimo e che le poesie mi hanno emozionato molto, Roberto. Già avevo letto qualcosa, ma veramente sono rimasta veramente contenta di sentirti. Sei bravissimo. Grazie. Complimenti Roberto, complimenti, una bellissima serata, molto interessante. Io ti ho riscoperto comunque, non perché non ti tenessi in considerazione, però non avevo mai approfondito così questa tua questo tuo modo di essere e mi ha fatto veramente molto piacere, perché così abbiamo conosciuto un lato di Roberto Pirrello che sicuramente non conoscevamo in tutto, in pieno. E comunque ti ringraziamo, io ringrazio in maniera particolare, grazie di essere venuto tra noi in Teatro d'Arte Web, è veramente una bella presenza la tua. Grazie a te Rita, grazie, perché non dico mi fai commuovere perché... E non ti commuovere, sai, perché possiamo passare i fazzoletti. Però in effetti, ripeto, sto scoprendo anch'io con emozione e con bellezza, con gioia, che le poesie forse regalano a qualcuno qualcosa. E allora quando è così vuol dire che non scrivo soltanto per divertirmi, ma forse scrivo anche per regalare qualcosa agli altri. Grazie. Anch'io, Roberto. Posso dire con tutta sincerità che anche per me sei stata una sorpresa. Direi una gradevole sorpresa, avendo per davvero trovato nel tuo modo di fare poesia
un qualcosa di originale, un qualche cosa che porta in sé una concezione che, se vista magari marginalmente, se non indagata, voglio dire, può non essere in pieno condivisa e gustata. Se invece si scardina e si scava nelle parole, si intuisce bene una capacità di esposizione del tuo stato d'animo, del tuo modo di presentare ciò che osservi, proprio con la tua personale concezione del mondo. Grazie dunque, Roberto, per questo dono. E ce lo stai regalando, ce l'hai regalato. Tu con la tua aria sorniona, ridanciana, un po' guascona, così. È una cosa che ci accomuna anche, direi, no? Sei riuscito a nascondere un po' la tua vera natura di poeta, direi. Ne abbiamo scoperto questa sera, io ti ho scoperto questa sera con questa sequenza di poesie che andavano a toccare i punti più salienti di una vita, più interessanti di una vita di un uomo. Ti ringrazio, Roberto. Sì, perché dentro c'è molto di te, Roberto, ecco perché abbiamo detto abbiamo scoperto anche un altro lato. Ma sì, sai, bravo Giorgio, sì. Quando dico che io sono vero nelle mie poesie, perché non le ritocco? E perché in effetti quello che scrivo, lo scrivo nell'immediato. Cioè io poi non vado ad abbellirla, magari sarà un po' plastica la mia poesia in certi versi, in certi aspetti. Magari sarà un po' elementare in certe poesie, come qualcuno dice su certi versi. Magari sarà un po' futurista, perché certe volte scrivo che non mi capiscono le persone, diciamo cosa ho voluto dire. Però poi se si va a leggere dentro ogni verso, forse si riesce a capire ciò che vorrei dire, ciò che voglio dire. Vero. No, ma ti spieghi benissimo, guarda, bellissime sono. Roberto è un genuino, sì, è una persona umile. Non so quanti abbiano visto i quadri di Roberto, sono sicuramente di impianto impressionista e poi hanno una semplicità, se vogliamo, anche, no? Che ci porta anche probabilmente alla semplicità del suo carattere, del suo essere. Le poesie, appunto, ho trovato un po' naif, se vuoi, no? E le poesie le ho trovate così, un po' naif, un po' impressioniste. C'è un parallelo, evidentemente l'artista è sempre artista, no? Non cambia se cambia il se prende il pennello o la penna. Ma è un binomio proprio per questo, Giorgio, io l'ho visto proprio così, esiste in lui questo binomio, anche se poi ha preferito scrivere, quindi presentare attraverso il verso, no? Attraverso la scrittura l'incontro con il reale, perché questo reale c'è, è forte, è presente, lo legge e lo trasmette, ecco perché crea stupore, e se non c'è lo stupore non c'è nemmeno conoscenza, ma non c'è nemmeno amore per l'arte. Però questi due momenti in lui coesistono in maniera molto, molto forte, molto significativa, ma quello che è appunto importante è il saper guardare la realtà che lo circonda, ed è questa realtà che ci ha fatto, che ci ha trasmesso stasera, che ci ha dato in maniera piena e a piene mani. Giusto. Io sono contenta anche per questo, perché mi ero fatto un'immagine un po' diversa, no? Roberto che è presente nelle serate, magari se ne viene con la battutina, con la parola un po' ironica, invece no, ecco, sono contentissima di aver ascoltato tutto, veramente molto felice. Poi un'altra cosa, non andate via perché il signor Roberto Pirrello ha prenotato un buffet. E quindi, no. aspetta, però prima di andare dall'altra stanza per il buffet io dovete da 15 euro a persona. Volevo dire che è vero, stasera c'è il Francesco. Ma siccome è stato sospeso che non piove da nessuna parte, come ho detto. C'è qualche in cui sta piovendo in questo momento? No, però ti ho detto che attaccava il tubo di acqua. Sì, sì, sta piovendo. Allora aspettiamo tutti in Lombardia. Tutti la dina. Poi attacchiamo la pompa dell'acqua. Stavo dicendo, i miei quadri nascono anche dall'immediato, così come
come per la scrittura, anche per la pittura. Io ero nell'immediato, cioè non riuscivo ad andare oltre i 2 giorni di pitturazione. Cioè, dovevo finire un quadro un giorno massimo 2. Cioè, se non riesco a esprimere subito ciò che io penso, ciò che io voglio fare, poi perdo tutto quello che sta dentro di me.